Un'esibizione chirurgica nel palcoscenico del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Tra i 12 grandi dell'odontoiatria europea che hanno operato al MOICO, la maratona di chirurgia dentistica, anche il dottor Enrico Marcon, fondatore e manager delle cliniche DRM, che ha dato dimostrazione della tecnica transinusale. Un'operazione estrema e di altissimo livello, quella effettuata dal dottor Marcon, il più giovane tra i migliori odontoiatri presenti al MOICO. Ho operato una signora di 84 anni con una grave atrofia ossea e in live surgery, quindi come spettatori c'erano centinaia di colleghi. Conoscenza, competenza, l'arte del saper fare hanno reso il dottor Marcon un punto di riferimento nella risoluzione dei casi più complessi, specialmente per quel che riguarda l'implantologia a carico immediato in pazienti con poco tessuto osseo. Io mi propongo ormai da tempo come punto di riferimento anche per tanti colleghi che mi riferiscono molti casi, i casi più estremi, e diciamo che mi dà anche la soddisfazione di poter fare un qualcosa in più che altri non fanno e dando ai pazienti quello che tanto sperano, cioè dei denti fissi. Con un prezzo dedicato riesco a dare queste cure anche appunto a pazienti meno abbienti. La mission è ridare il sorriso ai pazienti, ma l'intento del dottor Marcon è anche trasmettere il suo sapere con corsi di alta formazione. Ecco dunque che è nata nel 2018 la DRM Education per promuovere la pratica grazie a insegnamenti concreti. Il problema della formazione io cerco di risolverlo con la DRM Education, e ci sono molti corsi teorici, molti corsi pratici su manichino, su mandibole di maiale, su cadavere. Il medico ha bisogno del paziente e è giusto che parli col paziente, che capisca cosa vuole il paziente, quindi io propongo questi corsi che secondo me risolvono il problema nel passaggio dalle conoscenze alle competenze. E nella location unica e suggestiva del lungomare Marconi a Lido, il dottor Marcon ha brindato con staff e pazienti, condividendo con loro affetto e riconoscenza. Questo per riconoscenza e gratitudine nei loro confronti, nei confronti sicuramente dello staff, dei pazienti, tutti, perché sono loro il mio successo. Io ho molta esperienza perché ne ho operati molti, me ne sono grati e questo è uno scambio emozionale.